Fra Attanasio Leonardo da Teano, che è stato seminarista proprio in questo convento dal 1929 al 1930 e poi è stato di comunità qui come sacerdote dal 1950 al 1952. Il 22 settembre del 1968 era qui, a San Giovanni Rotondo, casualmente. Nel pomeriggio doveva ripartire, ma non riuscì a ripartire per un imprevisto e non era sua intenzione. Fra Attanasio racconta che la vigilia della morte di Padre Pio si recò a San Giovanni Rotondo, dove i coniugi Cestari di Teano, il suo paese natio, desideravano far fare la prima comunione alla loro unica figlia, Natalia, dalle mani di Padre Pio. La mattina partecipò all'ultima messa di Padre Pio. Al pomeriggio, dovendo la mattina seguente iniziare la predicazione delle 40 ore in una parrocchia di Napoli, verso le 17 si recò da Padre Pio e gli disse: «Padre, vi rinnovo i miei auguri e vi prego di benedirmi. Sono in partenza». Padre Pio, a differenza delle altre volte che lo aveva abbracciato, dicendogli anche qualche buona parola, in quell'occasione, quasi bruscamente, alla presenza di alcuni amici, gli disse: «Questa sera tu non parti, questa notte tu rimarrai qui». Padre Attanasio si recò da Padre Mariano Paladino e da Padre Pellegrino Funicelli per chiedergli ospitalità e gentilmente gli concessero di sistemarsi nella cella di Padre Alessio Parente, che in quel periodo era assente. Era la cella attigua a Padre Pio. Poi si trattenne con Padre Pellegrino e Padre Mariano, commentando gli avvenimenti del giorno, dei quali Padre Pio ne fu l'attore. Si fecero le 23. Mentre leggeva, sdraiato sul letto, le notizie sulla vita di Padre Pio, tra veglia e sonno, Padre Attanasio sentì Padre Mariano che gridava: «Padre Pio è grave». La cella di Padre Pio, che con la sua immancabile corona tra le mani, giaceva sulla sua poltroncina, in gravissime condizioni, mentre in uno sforzo davvero sovrumano pronunciava l'Amen. In questo caso è ancora più chiara la consapevolezza che Padre Pio aveva della sua prossima morte, visto che ha quasi costretto Fra Attanasio a non mantenere l'impegno preso per una predicazione a Napoli, consentendogli però di essere accanto a lui negli ultimi istanti della sua esistenza terrena.